Qualcuno pensa che certe parole abbiano una derivazione anglosassone, invece è bene recuperare il nostro latino. Eh sì, prendo... No, funziona questo qua, perfetto. Ah, funziona, perfetto, bene. Sì, Egomnia è un neologismo latino, quindi abbiamo portato il latino nel mondo di internet. E rappresento un portale online che serve per trovare lavoro. Questa è la mia realtà e rappresento anche un po' i giovani imprenditori. Del resto media, che molti miei colleghi un poco che hanno studiato poco, media viene dal latino medium, colui il quale mediava fra le antichità, gli dèi e i terreni, e quindi riportava i messaggi dei terreni agli dèi e viceversa. Quindi la parola medium. Quindi sbagliato mai dire media, ma bisogna dire media. Media. Scusi per l'interruzione. Siamo influenzati dalla cultura anglosassone e questo infatti spesso è un peccato. Rappresento anche un po' i giovani imprenditori. Io ho lanciato nel 2012, che era un momento un po' buio per l'economia, e sono stato uno dei primi start-upper, se non altro perché la parola start-up è entrata nel lessico in quel momento con il decreto start-up, e quindi ho vissuto sulla pelle cosa significa innovare. Il mio portale dà un punteggio alle persone e aiuta le aziende nel selezionare il candidato ideale in fase di recruiting. E l'innovazione è un rischio. È chiaro che le aziende piccole, le università, sono sicuramente i primi soggetti giuridici a cui una grande azienda va a contattare per prendere innovazione, oltre ad investire internamente. Però l'innovazione, oltre che ad essere un pilastro fondamentale per le aziende, soprattutto in alcuni settori, può essere anche un grande rischio, perché un'azienda totalmente innovativa non è detto che l'innovazione che porti sia utile, non è detto che aiuti veramente, che innovi, perché una volta realizzato un prodotto bisogna poi testarlo sul mercato. Quindi secondo me l'innovazione è sinonimo di rischio imprenditoriale, e le start-up sono delle aziende ad alto rischio che, quando vanno bene, spesso arrivano a realizzare colossi come le grandi aziende informatiche, ma se va male bisogna ricominciare tutto da capo. Quindi magari le grandi aziende non sempre possono permettersi di cambiare tutto quanto. Lei pensa che l'Italia sia un paese ricettivo per l'innovazione o no? Beh, l'Italia sicuramente in alcuni settori è tra i mercati più forti che ci sono al mondo, nel lusso, nella moda, però per quanto riguarda internet e il digitale siamo un po' una periferia, e quindi sicuramente può farlo ancora perché rappresentiamo una grande potenza economica, però sicuramente è un po' più complicato perché il mercato è ancora un po' più piccolo, un po' più difficile da quel punto di vista. Quindi laddove c'è l'innovazione tecnologica digitale, probabilmente l'Italia deve fare un pochino più di fatica, però inizia a diventare fondamentale per il mondo globalizzato in cui stiamo vivendo.